Galileo Galilei nacque a Pisa nel 1564 da un'antica famiglia fiorentina, in un ambiente di forte impronta umanistica. Il padre Vincenzo, commerciante e musicista nel tempo libero, fu uno dei più autorevoli animatori della Camerata Fiorentina, un gruppo di nobili che nel XVI secolo si incontravano per discutere in maniera del tutto informale, ma con passione ed impegno, di musica, letteratura, scienza ed arti. Dai titoli delle opere giovanili si può notare come gli interessi di Galileo spazino dall'ambito umanistico all'area scientifica. Egli si cimentò nella critica letteraria, scrivendo saggi su Dante, Ariosto e Tasso, dedicandosi contemporaneamente alla trattatistica scientifica, come documenta l'opera La Bilancetta sulla bilancia idrostatica. Dopo gli studi, prima presso la scuola del monastero di Santa Maria di Vallombrosa, poi a Pisa, grazie all'intervento del noto matematico Guidobaldo del Monte, con cui aveva stretto una conoscenza epistolare, e all'appoggio del duca di Toscana Ferdinando I de' Medici, nel 1589 Galileo ricevette l'incarico di lettore di matematiche per 3 anni presso l'Università di Pisa. I programmi erano quelli tradizionali, ossia la trattazione della geometria euclidea e dell'astronomia tolemaica, ben lontani dalla direzione presa dai suoi studi personali. Attirato dalla prospettiva di guadagni più consistenti, il padre era morto e toccava a lui l'onere di sostenere la famiglia, e sempre grazie al sostegno del matematico Guidobaldo del Monte, nel 1592 Galileo ottiene la cattedra di matematica presso l'Università di Padova, dove dominava l'aristotelismo, rappresentato in particolare dal filosofo e scienziato Cesare Cremonini. Galileo non fu soltanto un matematico attento principalmente agli aspetti teorici della scienza, ma sin dagli inizi coniugò lo studio teorico all'osservazione dei fenomeni con un'attenzione speciale alla ricaduta pratico-applicativa delle scoperte scientifiche. Infatti, soprattutto negli anni trascorsi al servizio della Repubblica Veneziana, il matematico pisano inventò o perfezionò diversi strumenti di osservazione e di misurazione. Quali? Li scoprirete nel prossimo video.